Segnalibri, l'energia delle parole. In collaborazione con Librerie Belgravia. Un saluto caloroso a tutti i bibliofili in ascolto. Eccoci di nuovo insieme con la rubrica bisettimanale che fino alla fine di luglio vi terrà compagnia in apertura e chiusura di settimana, intorno alle ore 18, cioè all'uscita dal lavoro, quando si avrebbe proprio bisogno di una trasmissione rilassante che ci conceda un po' di evasione, ma anche di bella musica che ci ricarichi le batterie. Dunque, buon venerdì sera dalla vostra Viviana Dragani e da Segnalibri, che vi darà una mano inoltre a essere sempre aggiornatissimi sulle novità in arrivo dal mondo editoriale, per farvi scoprire o riscoprire tutto il sano piacere della lettura. Perché le parole sono energia e l'energia è sempre di casa su Radio Energy. Ben ritrovati su Radio Energy con Segnalibri, che oggi vi segnala l'ultimo romanzo della saga bestseller La ruota del tempo di Robert Jordan. Conosciamo meglio l'autore. Segnalibri, l'energia delle parole. Robert Jordan, nome d'arte di James Oliver Rigney, è nato a Charleston, nel South Carolina, nel 1948 ed è morto, sempre a Charleston, nel 2007. Dopo aver conseguito una laurea in fisica, parte per la guerra nel Vietnam, durante la quale riceve 3 decorazioni al valore tra il 1968 e il 1970. Inizia a scrivere agli inizi degli anni Ottanta, riprendendo il personaggio di Conan di Robert Erwin Howard, a cui dedicherà un intero ciclo narrativo, fino a quando nel 1990 inizia con L'occhio del mondo, The Eye of the World, l'epico ciclo de La ruota del tempo, The Wheel of Time, una saga fantasy imponente, oltre 800 pagine per ogni romanzo, in cui ricrea un dettagliato universo di fantasia. La conclusione del ciclo uscirà postuma. L'autore, infatti, pur avendo lasciato l'opera incompiuta, presagendo cosa avrebbe potuto capitargli, ha fornito minuziose istruzioni, interi capitoli, vari appunti scritti, ma anche registrazioni audio, alla moglie, all'editor e a un amico di fiducia. Per redigere gli ultimi volumi, in base al materiale lasciato da Jordan, è stato poi scelto Brandon Sanderson, autore fantasy già noto oltreoceano, per la saga Mistborn. A marzo del 2006, Jordan dichiarò che gli era stata diagnosticata una forma di amiloidosi cardiaca. I medici lo avvertirono che gli rimanevano non più di 4 anni di vita, ma egli affermò di voler superare questo limite. In seguito, rilasciò sul suo blog personale messaggi in cui invitava i propri lettori a non preoccuparsi delle sue condizioni e in cui affermava di voler vivere una vita lunga e creativa. Attualmente è in lavorazione un documentario sulla sua vita, intitolato The Width of the Staircase, The Life and Works of Robert Jordan, il cui rilascio è previsto per gli ultimi mesi del 2011. Ma è giunto ora il momento di svelare il titolo del nuovo romanzo di Robert Jordan, perciò ascoltiamo insieme la carta d'identità del libro di oggi. Titolo: Presagi di tempesta. Autore: Robert Jordan. Casa editrice: Fanucci Editore. Genere: romanzo fantasy. Numero di pagine: 935. Dicono di lui: epico e risplendente di magia, il monumentale ciclo La ruota del tempo di Robert Jordan è tra le opere più belle della fantasy contemporanea, La Repubblica. E ancora, Robert Jordan è stato un grande maestro fantasy. Il suo ciclo La ruota del tempo è fantasmagorico e straordinario, una possente visione del bene e del male. Orson Scott Card. Carissimi amici, è giunto il momento di raccontarvi un po' i contenuti dell'ultimo romanzo della saga bestseller La ruota del tempo di Robert Jordan, che, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solo ora, si intitola Presagi di tempesta. Segnalibri, l'energia delle parole. I segni sono inequivocabili, l'ultima battaglia si avvicina. Randall Thor, il drago rinato, è determinato a stipulare una pace con gli invasori Sinchen. Per ottenerla, vuole dimostrare la sua buona fede riportando l'ordine nella Rad-Doman, un paese sotto l'attacco dei Sinchen, ma anche privo di un re. E dietro la sparizione del sovrano potrebbe esserci Grendel, una dei reietti, maestra nella coercizione. Nel frattempo, sia Matt che Perrin, superate varie vicissitudini, stanno cercando di tornare verso l'Endor per riuscire a unirsi a Rand prima dell'ultima battaglia. Ancora più difficile è il compito di Eowyn. Catturata e ridotta a novizia nella Torre Bianca, è riuscita a instillare il dubbio in molte delle Aes Sedai rimaste fedeli a Elaida, tanto che alcune di loro prestano ascolto alle sue parole e le chiedono addirittura consiglio. Ma sulla torre incombe lo spettro di un attacco dei Sinchen. Eowyn l'ha sognato e sa che avverrà, e anche molto presto.
Thermongeidon, l'ultima battaglia, si avvicina, ma l'umanità non è pronta. E ora diamo spazio all'energia delle parole con la lettura dell'incipit del libro di oggi, che, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solamente ora, è Presagi di tempesta, di Robert Jordan. Seguitemi. Segnalibri, l'energia delle parole. Rinald Fanwer sedeva sotto il portico, riscaldando la robusta sedia di quercia nera intagliata per lui da suo nipote 2 anni prima. Fissava il nord e le nubi nere e argento. Non le aveva mai viste così prima d'ora. Ricoprivano l'intero orizzonte verso nord, alte nel cielo. Non erano grigie, erano nere e argento. Cupi nuvoloni borbottanti, scuri come uno scantinato a mezzanotte, con lampi di luce argentea che li attraversavano e fulmini a cui non seguiva alcun suono. L'aria era densa. Densa per gli odori di polvere e terra, di foglie secche e pioggia che si rifiutava di cadere. Era giunta la primavera, eppure i raccolti non crescevano. Nemmeno un germoglio aveva osato far capolino dal terreno. Si alzò con lentezza dalla sedia, col legno che scricchiolava e il mobile che dondolava sommessamente dietro di lui, e si diresse al limite del portico. Masticò il cannello della sua pipa, anche se ormai era spenta. Non riusciva a decidersi a riaccenderla. Quelle nuvole lo paralizzavano. Erano così nere, come il fumo di un fuoco di stoppie, solo che nessun fuoco del genere emanava un fumo che si levava così in alto nell'aria. E cosa dire delle nuvole argento? Sporgevano tra quelle nere, come punti in cui nel metallo incrostato di fuliggine spiccano parti di acciaio lucidato. Si sfregò il mento, abbassando lo sguardo verso il suo prato. Un piccolo recinto imbiancato racchiudeva un appezzamento di erba e arbusti. Gli arbusti erano morti ora, fino all'ultimo. Non avevano retto all'inverno. Presto avrebbe dovuto estirparli. E l'erba, beh, erano ancora solo stoppie invernali. Non era spuntato nemmeno un filo verde. Un rombo di tuono lo scosse, puro, netto, come un fragoroso cozzare di metallo contro metallo. Sbatacchiò le finestre della casa, scosse le assi del portico e parve riverberarsi nelle sue stesse ossa. Fece un balzo all'indietro. Quella saetta aveva colpito lì vicino, forse nella sua stessa proprietà. Fremeva dalla voglia di andare a ispezionare il danno. I fulmini potevano provocare incendi in grado di mandare in rovina un uomo, bruciando tutte le sue terre. Quassù, fra le marche di confine, c'erano così tante cose facilmente infiammabili: erba secca, ciottoli secchi, sementi secche, ma le nubi erano ancora distanti. Quella saetta non poteva essere caduta sulla sua proprietà. Vuoi aggiudicarti il libro che abbiamo appena presentato? Chiama subito lo 011 6694 724. 011 6694 724. Radio Energy e Librerie Belgravia te ne regalano una copia. Avete appena ascoltato alcuni stralci tratti dall'incipit dell'ultimo romanzo uscito dalla penna di Robert Jordan. Le fantasiose vicende proseguono nelle pagine successive, ma Segnalibri purtroppo per oggi si conclude qui. Ma ci ritroveremo insieme lunedì 13 giugno, sempre alle ore 18, con un altro appuntamento con le recensioni e le audioletture di Segnalibri. Un a presto dalla vostra affezionata Viviana Dragani e da Segnalibri, l'energia delle parole. Perché ormai lo sapete bene, le parole sono energia e l'energia è sempre di casa su Radio Energy. Ogni lunedì e venerdì alle 18, Segnalibri, l'energia delle parole, in collaborazione con Librerie Belgravia, in via Vicoforte 14 e in via Monginevro 44 a Torino. Per info 011 385 29 21 o libreria.belgravia@gmail.com.